Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Oggi è la festa dell'Ascensione del Signore, la seconda grande tappa del mistero pasquale. Gesù risorto dalla morte con il suo corpo trasformato, trasfigurato, entra oggi, diciamo così, noi abbiamo bisogno di usare un linguaggio spaziale, entra nella dimora di Dio, entra nella dimensione divina e si siede alla destra del Padre. È chiaro che il Padre non c'è nella destra né nella sinistra, ma è un modo per dire viene glorificato con il suo corpo, viene rivestito della potenza di Dio. Chi è che sedeva alla destra del Re? Il principe ereditario, il suo più alto comunque ministro, ecco, il suo braccio destro, diremo così. Gesù nel suo corpo umano, con il suo corpo di uomo, entra nella dimensione divina, ma non ci ha abbandonato. Ecco, questo è il grande così, grido, diciamo, della liturgia. Non si è allontanato da noi. Certo, non lo vediamo più da un punto di vista fisico, non è più con noi nel senso materiale del termine, ma in un certo senso è maggiormente con noi. Perché? Perché non è più ristretto a un luogo e a un tempo come ognuno di noi, ma ora Cristo è in tutti i tempi e in tutti i luoghi, proprio come Dio. Anzi, San Leone Magno dice: tutto quello che è Gesù era qui sulla terra, diceva e faceva, adesso è passato nei sacramenti, cioè che non sono solo i sette sacramenti, in tutto ciò che la Chiesa oggi fa nella sua predicazione, nella sua vita, nel suo servizio di carità, nel suo annuncio, nella sua vita comunitaria, ecco, lì Gesù è presente e opera. Infatti il Vangelo dice: il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Ecco, il Signore asceso al cielo, cioè entrato nella dimensione divina, oggi accompagna e agisce insieme alla Chiesa perché tutti gli uomini possano avere accesso al cuore di Dio. Perché questa alla fine è la missione della Chiesa. La missione della Chiesa è far incontrare Gesù, è annunciare Cristo, è essere il suo volto, un volto limitato come siamo noi, ma allo stesso tempo un volto che rivela il vero volto del Padre, una porta di accesso al mistero di amore che Dio ha rivelato appunto attraverso il suo Figlio Gesù, rendendo anche noi suoi figli. Il giorno dell'Ascensione è il giorno, diciamo così, del dono alla Chiesa di tutti i sacramenti. E il primo sacramento è il fratello e la sorella, specialmente il più povero, il più sofferente, dove siamo chiamati a riconoscere il volto di Cristo. Ma lo riusciremo a fare se vivremo in profondità gli altri sacramenti: il sacramento dell'Eucaristia, il sacramento della parola, il sacramento della riconciliazione, il sacramento che è la comunità. Attraverso questi segni in cui c'è Gesù, poi saremo capaci di riconoscere, amare e servire Cristo in tutti i fratelli.